Aegusa è anche la qualità del suo miglior marsala. Aegusa è l'antico nome di Favignana. Il legame della famiglia Florio con Favignana risale al 1874, quando Ignazio Senior, per 2.700.000 lire, acquista interamente le isole Egadi dalla famiglia Pallavicino, rimodernando gli stabilimenti della vecchia Tonnara. Quando venivano i Florio, era la gran festa per tutto il paese, perché la maggior parte della gente ci lavorava, ci faceva qualcosa. La Tonnara per noi era un mito, era una delle migliori tonnare della Sicilia, forse d'Europa, la Tonnara di Favignana. E quindi ricordo che a casa se ne parlavano come se fosse qualcosa di speciale. Perlomeno allo stabilimento ci lavoravano 400 persone, forse più. Oltre quando c'era la Tonnara, che reclutavano ancora tutti i pescatori, quelli proprio che sapevano come fare le mattanze. E io ricordo che anche bambino, mio padre, qualcuno della famiglia, mi portava con la barca lì a vedere questa mattanza. La mattanza si svolge a maggio. È un rito per l'intera comunità di Favignana, una tradizione corale, una cerimonia intensa e crudele che riassume il valore simbolico dell'eterna lotta tra l'uomo e la natura. La mattanza è uno strano connubio tra terra e mare. La si potrebbe paragonare più a una caccia che a una pesca. Qui l'uomo incontra il mare attraverso un rito quasi religioso, eppure così crudo e violento. A quel tempo il tonno veniva conservato salato e il consumo era limitato perché si pensava che quel tipo di conservazione fosse portatore di gravi malattie. Inoltre non era semplice trasportarlo lontano. Per questi motivi Ignazio Senior aveva inventato un nuovo metodo di conservazione, il tonno sott'olio. Così l'isola del vento, del Favonio, vive e si sviluppa alla luce dei Florio, che creano lavoro e sicurezza per circa 900 persone.